gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. 4 Castellano, Castellano appoggia indietro, cross per il numero 9 Pasco che colpisce al volo, parte Lombardo, mette in mezzo, infatti, e per un soffio non ci arriva Pascu. Fondo, mette in mezzo, Parallo, scivolata. Ah, buona. Gol! Niente di bene, chi ha segnato? La posizione dell'attaccante Pascu che ingaggia un duello con Scognamiglio, ancora Pascu, tiro! Da Giraldi che chiede rispetto della barriera, palla in aria lunga, Castellano sulla destra apre per Crucitti, Crucitti palla in mezzo, Scognamiglio ci mette una pezza ancora, entra Guarro con un'ottima discesa, mette palla in mezzo, è veramente buona, ma Starallo non arriva sulla sfera. Palla per Platone, Platone prova il tiro in precario, Crucitti che mette palla in mezzo di destro e Scognamiglio in questo partita da Lombardo, Capotosto! Attenzione, una palla in aria con uscita di Capotosto e... Pallo fa il massimo. Palla lunga adesso per l'attacco della Novogenese, Panini. Capotosto di pugno, da numerica, sembra in superiorità numerica la Gioiese. Adesso parte palla al piede del numero 10 Crucitti, tiro ed è gol. Pareggio, pareggio della nuova Gioiese. Tiro al limite dell'angolino che lascia impietrito Capotosto. Ingaggio in duello con la Mendola, riesce a mettere palla in mezzo e incredibilmente di testa la regala agli avanti della Nuovogenese. Reclama un rigore la Nuovogenese. Adesso a destra per il difensore Sorocopese, palla in mezzo, Capotosto smanaccia ancora la Nuovogenese. Tiro della a Gioia Tauro, l'Agropoli vince 2-1. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.